Bentornati al Salone del Risparmio, siamo in compagnia di due ospiti per questa fascia. Abbiamo Francesco Castelli, responsabile Fixed Income di Banor Capital, grazie per essere con noi. Massimo Saitta, Intermonte Advisory, responsabile investimenti. Allora, partiamo subito. Innanzitutto vogliamo dare un'idea ai nostri telespettatori di qual è la situazione, infine gli daremo anche qualche consiglio su come investire in questo momento non per niente facile. Partiamo dalla situazione in cui siamo, che è 8 anni di una politica iperaccomodante, mercati ai massimi, con un 2018 che è iniziato però con un po' più di difficoltà, diciamo. Come bisogna affrontare questo momento? Cioè, come si esce da questo periodo così lungo di una situazione di questo tipo? Si è parlato all'inizio della crisi che di territori inesplorati proprio per quanto riguardava, diciamo, l'economia in periodi di grosse difficoltà. Dopo 8 anni di politiche accomodanti ci troviamo dal verso opposto, cioè come si esce da periodi prolungati di sostegno all'economia. I segnali che arrivano sono ancora contrastanti, cioè da un lato danno un'indicazione di un ciclo che si sta estendendo anche nel corso di questo primo anno, però qualche altro segnale ci dà già un po' l'indicazione che forse un minimo di cautela deve essere adottato. I mercati sono mossi di conseguenza, cioè hanno cominciato a riposizionarsi sui temi più difensivi, andando a scaricare quei temi ciclici o comunque molto a leva che hanno in realtà percorso per sicuramente per gli ultimi anni, ma direi in gran parte degli 8 anni che sono passati. Ecco, oltre al tema in generale di cui ha parlato lei adesso e quindi di un riposizionamento in generale, c'è anche il tema di quello che sta succedendo sul fronte del commercio. I dazi sembrano aver veramente scosso i mercati, scosso alcuni settori in particolare. È un tema importante questo oppure fa parte di tutto un insieme di elementi che stanno facendo riflettere il mercato? La mia visione è più orientata alla seconda di queste visioni, cioè di fatto non sono la causa delle correzioni del mercato piuttosto che di questa fase molto zigzagante. Certo, sono un elemento di disturbo, ma sono un elemento di disturbo in più che si inserisce in quel tema di cui parlavamo poco fa, cioè di come se ne viene fuori da un periodo di crescita prolungato senza il sostegno delle banche centrali o con minor sostegno delle banche centrali. Quindi io penso che i dazi, sul tema dazi alla fine si troverà un accordo. Non è la prima volta che Trump parte con idee altisonanti e bellicose per poi invece arrivare a negoziazioni molto più concrete e più mediate. Credo che questo sarà un altro di questi casi, ciò nonostante, come dicevo, va a complicare un quadro che di per sé è già più complicato di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Ecco Castelli, le banche centrali, una politica che inizia a invertire, cioè, l'arrivo di Powell che ha sostituito Janet Yellen è stato guardato molto da vicino per cercare di capire se il suo percorso, diciamo, di rialzo dei tassi sarebbe stato lo stesso oppure se ci sarebbe stato qualcosa di diverso. Sembra che in realtà siano abbastanza scontati i 2 rialzi nel 2018. Assolutamente, la Fed sta andando avanti per la sua strada, non ci aspettiamo grossi scossoni dal punto di vista della traiettoria della Fed. Non dimentichiamo però che per anni la Fed ha promesso una cosa e il mercato ne ha intesa un'altra. Quindi c'è la famosa forbice tra i dot, i pallini segnalati dalla Fed e quello invece che dice il mercato. Il mercato dice sempre alla Fed, sì tu mi prometti rialzi ma poi sei sempre un punto più basso alla fine. Per il momento ha sempre avuto ragione il mercato, quindi tenendo posizione lunga sull'obbligazionario, perché di fatto la Fed andava sempre più piano di quello che prometteva. Purtroppo quello che stiamo vedendo quest'anno è che la Fed dice no ragazzi, sta arrivando l'inflazione, adesso devo andare proprio alla velocità che vi ho promesso. Quindi nulla di diverso da quello che vi ho dichiarato e che vi è dichiarato anche la Yellen prima. L'unica cosa è che adesso sembra che la Fed cominci a avere la ragione e non più il mercato. Questo chiaramente sta portando anche una riconsiderazione dei portafogli
che sono stati portafogli ormai per l'ultimo decennio costruito sul fatto che i tassi erano più bassi delle cose, quindi questo supporto grosso che andava dalle obbligazioni poi finiva alla fine dal reddito fisso, passava sull'azionario. Questo scenario purtroppo sembra che stia andando in frantumi adesso. Ora, per quanto riguarda invece l'Europa, perché ha parlato di inflazione, in Europa però c'è un Draghi che non riesce ancora... Sì, è vero, la BCE è in ritardo, diciamo, per fortuna, sull'uscita dalla politica monetaria, però è anche vero, e l'abbiamo già visto sui tassi decennali tedeschi, che alla fine le condizioni finanziarie in Europa risentono delle condizioni finanziarie globali. Le condizioni finanziarie globali sono condizioni finanziarie dettate da banche centrali in ritirata. In ritirata leggera e solo marginale in Europa, ma in ritirata forte negli Stati Uniti. Questo purtroppo ci sta portando, ormai da due anni, no? Perché abbiamo visto i minimi sui tassi governativi ormai due anni fa, no? Sembra l'altro ieri, ma ormai siamo in questo... Però questo ci sta portando in uno scenario che, al di là dell'andamento ciclico, no? Possiamo avere un po' di rallentamento nei prossimi mesi, al di là dell'andamento ciclico noi abbiamo un andamento strutturale di tassi a rialzo globali, e questa sarà una bella palla al piede, soprattutto purtroppo per noi che facciamo obbligazioni, no? Tassi a rialzo purtroppo significano prezzi delle obbligazioni in ribasso, quindi sarà una grossa ipoteca sui risultati futuri che potremo fare per i clienti. E quindi come vi preparate a questa fase? Grande difesa, catenaccio, l'abbiamo detto anche alla conferenza nostra di stamattina, si gioca in difesa, si protegge il capitale dei clienti, si aspetta, perché abbiamo visto sì un po' di repricing sull'obbligazionario, anche sulla componente credito, ma è ancora troppo poco. Manteniamo i soldi parcheggiati dei clienti, sì è vero ci costa qualcosa, ma meglio parcheggiare oggi, spendere qualcosa per il parcheggio e andare a riguadagnare in futuro. Poi diciamo la verità, c'è anche un segmento a breve termine del credito che qualche tasso positivo lo dà, e quella è la nostra scelta per i clienti, parcheggiare sul credito a breve e aspettare tempi migliori sull'obbligazionario. Ecco, torniamo all'azionario, abbiamo detto quindi grande punto di domanda, insomma, non certo sulla direzione che il mercato prenderà, perché lo vediamo che è un ritracciamento c'è, ma la velocità alla quale arriva non è chiarissimo. Cosa ci possiamo aspettare per il resto di quest'anno? Direi che se dovessi continuare col paragone calcistico proposto da Francesco, direi che sull'azionario si può tentare anche qualche sortita in contropiede, nel senso che sicuramente i problemi di larga massima che vive sono gli stessi che vive la parte corporate dell'obbligazionario, piuttosto che in misura minore e con una tendenza più di lungo periodo anche alla parte governativa. Però rimane il fatto che ci saranno parecchi capovolgimenti di fronte, il che dovuti proprio all'adattamento a questo nuovo scenario, diciamo, tutto il passaggio dall'obbligazionario governativo corporate alle azioni, il famoso orologio degli investimenti ha ormai fatto un giro completo delle 24 ore, a questo punto bisogna giocare in effetti un po' sulla difensiva, e se ci sono le condizioni, se si creano le condizioni alla fine di qualche breve storno, breve ciclo ribassista, provare con qualche contropiede, provare a allungarsi, perché magari si creano le condizioni in effetti per rientrare su temi interessanti e a prezzi più interessanti. Ecco, abbiamo parlato prima di alcuni temi di cronaca, insomma l'esempio di Trump con i dazi, un altro è quello di Facebook, il grande scandalo di questi giorni, ha parlato davanti al Senato finalmente Zuckerberg dopo un bel po' di silenzio. Il mercato dal punto di vista delle quotazioni di tutto il settore tecnologico quindi sembra guardare a questo andamento di Facebook un po' come il faro. Cosa pensa del settore tecnologico che è a quotazioni assolutamente stellari? Questo dramma Facebook può essere la scusa per un ritracciamento, oppure è solo un punto, diciamo, che poi si risolve e si va avanti? Allora, il settore tecnologico è ormai così pervasivo nelle nostre vite che
quindi non c'è discussione sul suo ruolo nella vita di tutti i giorni. Stamattina sentivo la conference di Farinetti dei ragionamenti sulla tecnologia applicata all'agricoltura, il che ci dice che oggettivamente qualunque settore, qualunque aspetto della nostra vita è dominato dall'aspetto tecnologico. E questo è, se vogliamo, l'aspetto sociale della questione. Rimane il fatto che delle valutazioni però delle società tecnologiche. Dal mio punto di vista il problema di Facebook ha in qualche modo aperto gli occhi agli investitori sulla questione: sto pagando il giusto prezzo per la crescita che i titoli tecnologici offrono e per il fatto che sempre di più partecipano alle nostre economie, alle nostre vite? Ecco, in qualche caso in effetti ci sono degli eccessi, cioè settori che concettualmente sono ovviamente dei megatrend, dei settori vincenti neanche nei prossimi anni, ma che probabilmente sono prezzati in maniera troppo ottimistica da un punto di vista degli utili. Quindi, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, il problema di Facebook riporta ragionevolezza in un settore che è stato probabilmente un po' inflazionato. Quanto riguarda invece le aree geografiche, dal punto di vista dell'equity, se vediamo un'America così supervalutata, ci sono delle aree che sono interessanti secondo voi in questo momento? Possiamo vedere innanzitutto la questione ex post, cioè l'Italia è uno dei migliori mercati in questi primi tre mesi del 2018 e la Germania, che è stato il mercato guida per tutti questi anni delle borse europee, è invece uno dei peggiori. Questo perché? Perché la Germania è di riflesso maggiormente condizionata dai problemi americani, perché è fatta più di società industriali, cicliche e corporate. Quindi io direi, guardiamo alla composizione geografica anche dei vari indici e delle tipologie di business per capire quali di questi possono essere più esposti a questi problemi di cui abbiamo parlato poco fa e quali meno. Proprio perché ci sono delle divergenze che possono essere interessanti anche nel breve periodo. Ecco, parlando proprio di Italia, sappiamo la nostra situazione non è facile dal punto di vista politico, ciò nonostante il nostro mercato va bene, gli investitori esteri ci sono, lo spread non reagisce a questa grande instabilità. A che cosa si può attribuire questo? Secondo noi il driver principale è la presenza di una banca centrale che si è rivelata molto molto supportive. Quindi, in assenza di notizie molto brutte, non c'è reattività dello spread, una fase molto bella. Ecco, chiaramente col prolungarsi delle incertezze in Italia comincia a venire il dubbio quanto può durare questa situazione. Noi sappiamo con certezza che la BCE non ci sarà per sempre. La cosa importante per l'Italia è, da qui ai prossimi mesi, quando la BCE comincerà a tirare indietro la manina, che noi abbiamo un governo pronto, che questo governo sappia dare delle risposte economiche importanti alle domande che ci verranno fatte in sede europea e alle domande che porranno gli investitori. Sfruttiamo finché possiamo questi spread bassi, perché purtroppo temo che non saranno la normalità in futuro. Ecco, e invece sul fronte dei bond corporate, è un comparto interessante in questo momento? Purtroppo, come dicevo prima, il settore corporate risente di un livello di tassi di interesse in generale molto bassi. Quindi, escludendo alcune nicchie che noi identifichiamo in particolare nella parte a breve, quella dove magari ci sono anche delle opportunità sul mondo a yield, ma in generale andare su un indice corporate oggi che in Europa rende un punto e mezzo al massimo di rendimento, sì, è un po' meglio che stare sui governativi che rendono molto meno, ma l'investitore, uno, non diventa ricco e due, nel caso di correzione rialzista dei tassi, non è assolutamente isolato da quelli che possono essere i problemi di duration. Quindi anche sul settore corporate, specialmente qui in Europa, grande prudenza. Siamo un po' meno prudenti negli Stati Uniti, dove magari per chi ha investimenti in dollari, al netto della volatilità valutaria, però gli investimenti in dollari consentono un parcheggio che comunque ormai è superiore al 2% e dei rendimenti in dollari degli indici corporate in generale un pochettino più accettabili. Qui da noi in Europa purtroppo siamo agli anni delle vacche magre, assolutamente. Le sfide più importanti che ci sono di fronte a noi nei prossimi sei mesi, insomma per il resto di quest'anno, da che cosa può dipendere, diciamo, un 2018 sereno o meno sereno, secondo lei? Uno dei temi
di maggior impatto sarà in effetti l'avvicinarsi della fine del quantitative easing, che è previsto per la fine di settembre. Non cesserà da un giorno all'altro, nel senso che comunque ci sono dei meccanismi di trasmissione un po' più prolungati, però sarà interessante vedere la tenuta dei rendimenti senza la mano della Banca Centrale Europea e probabilmente con i successori di Draghi, che a un anno dalla nomina cominceranno a diventare un po' più vocali, come si dice in inglese, cioè cominceranno a farsi sentire anche per motivi che chiamerei promozionali, cioè per promuovere la propria candidatura. Quindi questo è sicuramente un elemento di rischio. Gli altri rischi sono quelli che in realtà vediamo già adesso, cioè tensioni geopolitiche piuttosto che questioni legate al commercio internazionale, piuttosto che problemi di leadership negli Stati Uniti, però credo che questi in realtà siano marginali. Quello che è maggiormente importante dal mio punto di vista è, per quanto riguarda la situazione tassi, vedere come il mercato si adeguerà a un minor sostegno, e per quanto riguarda le economie, capire se quest'anno, che è un anno tutto sommato ancora di abbrivio del ciclo espansivo che abbiamo visto negli ultimi 5-7 anni, dipende dalle aree geografiche, potrà continuare per un anno ancora. Molto probabilmente sarà un combinato dei due, cioè un anno intermedio in cui, torno a dire, bisogna giocare in difesa e ogni tanto portarsi all'attacco e cercare di segnare il gol della vittoria. Castelli? Sì, sono d'accordo, ecco. Da osservatore del mondo fixed income guardo la curva dei tassi americani sotto la pendenza tra il 2 e il 10 è sotto 0,50 oggi. Tutte le volte che è andata sotto 0,50 c'è stato quantomeno un rallentamento economico, a volte una recessione, brutta parola, non la dovevo dire, però un altro dei temi che noi puntiamo, su cui dovremo stare attenti sulla seconda parte dell'anno, già se ne comincia a parlare un po' sui mercati internazionali, è capire, appunto, il ciclo finisce qui, dura un altro anno o addirittura dietro l'angolo c'è qualche rischio di rallentamento forte, no? Ma questo nonostante le politiche di Trump così... Esatto, però lo sappiamo che soprattutto l'argomento dazi in passato, nel passato lontano, è stato associato a movimenti di grande rallentamento. Pensiamo al 1929, dove alla fine una guerra dei dazi si risolse purtroppo in un grosso rallentamento dell'economia. Ripeto, come si diceva prima, siamo abbastanza d'accordo sul fatto che probabilmente Trump, da buon commerciante, quale è è un presidente che punta anche a spuntare le condizioni migliori per il suo paese, quindi per il momento sono solo schermaglie, però il timore del mercato è che si possa andare oltre, si possa anche danneggiare in qualche modo gli ingranaggi dell'economia mondiale, per questo sarebbe veramente un problema. Allora, abbiamo pochissimi minuti, vi chiederei allora in chiusura di magari sottolineare quella che potrebbe essere un asset allocation che adesso consigliate alla luce di quello che ci siamo detti. Allora, nell'immediato ci stiamo avvicinando anche a un tema che stagionalmente ha sempre una grande rilevanza, almeno per il mercato italiano, ed è il tema dei dividendi. Il mercato italiano da sempre offre rendimenti molto interessanti, sono tantissimi titoli che hanno rendimenti sopra il 6%, a fronte di un rendimento medio del mercato che è oltre il 3,5%, e comunque anche in ottica europea ci sono esempi di dividendi piuttosto rotondi nel mondo delle assicurazioni piuttosto che nel mondo dell'oil. Quindi direi che questo è sicuramente un tema che anche in un'ottica difensiva si può cavalcare già adesso. Resterei poi posizionato in quello che è un po' il trend più recente, cioè di favorire quei titoli che hanno minore esposizione alle variazioni di mercato. E se si deve prendere, diciamo, una posizione su qualcosa di aggressivo e su magari un esito dei dazi meno pesante, osserverei il settore dell'auto europeo, perché è un settore che soffre in effetti dell'applicazione di dazi rilevanti, ma che, appunto, qualora non fossero poi così efficaci, potrebbero anche lasciare spazio a qualche rimbalzo. Grande prudenza, quest'anno si punta a portare a casa la pelle. Detto questo, in uno scenario di volatilità, nel momento in cui si ha una gestione attiva, saltano fuori anche delle buone opportunità.
abbiamo visto il mese scorso titoli difensivi penalizzati, titoli value penalizzati, sono i titoli che piacciono a noi, li siamo andati a prendere e come si diceva prima, a volte riesci anche a fare dei gol in contropiede e questa è l'esperienza recente. Continueremo così per il resto dell'anno. Bene, grazie allora ai nostri ospiti, ringrazio Francesco Castelli, responsabile Fixed Income di Banor Capital, e Massimo Saitta di Intermonte Advisory, responsabile investimenti. Grazie per essere stati con noi e per ora dal Salone del Risparmio è tutto, grazie per averci seguito.